Si è svolta a Trento la 12ª edizione di Fa la cosa giusta, una mostra a mercato presentata presso le strutture di Trento Fiere. Agricoltori biologici, botteghe del commercio equo, associazioni, aziende e cooperative sociali hanno presentato prodotti e servizi rispettosi del territorio su una superficie di oltre 5.000 metri quadrati. L'evento è stato occasione di svago, ma anche di apprendimento culturale per grandi e piccoli, che hanno così assaggiato il sapore di un'economia più attenta alle persone e all'ambiente. Benvenuti a Formart e a Dario Pedrotti, che ci introduce all'evento e ai suoi significati. La Fiera Fa la cosa giusta è da sempre soprattutto un luogo di incontro. Un luogo di incontro tra produttori e consumatori, ma anche un luogo di incontro fra consumatori stessi, che si possono scambiare idee, consigli e che da un anno all'altro si richiamano a tornare. Un incontro anche tra produttori, perché tanti di loro si incontrano lì, si conoscono lì e da lì nascono delle collaborazioni che poi negli anni si sviluppano e possono portare anche allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi progetti. È un luogo di formazione, è un luogo di educazione, è un luogo di consapevolezza, dove attraverso prodotti, e quindi non attraverso parole, ma attraverso cose concrete, si cerca di costruire insieme quello che è un domani migliore. Quali sono oggi le cose giuste da fare? Qual è il rapporto e l'equilibrio fra diritti e doveri per noi comuni cittadini? L'abbiamo chiesto a Walter Nicoletti e a Paolo Ghezzi. Cosa significa fare oggi la cosa giusta? Significa riabilitare una parola passata di moda, che è la parola rivoluzione. Certo è che oggi parlare di rivoluzione significa innanzitutto occuparsi, preoccuparsi delle future generazioni. E questo significa la responsabilità. Oggi essere responsabili significa restituire, soprattutto per quanto riguarda noi, le generazioni adulte, che devono appunto restituire privilegi, rendite di posizione, comunque i servizi, le cose che hanno ereditato dalle generazioni del passato. E questo poi significa ribadire due obiettivi politici, e quindi l'abolizione del debito pubblico, che non deve pesare sulle future generazioni, quindi loro non devono pagare gli errori del passato, e significa preoccuparsi dell'ambiente. Non dobbiamo, non possiamo scaricare sul futuro e quindi sull'ambiente gli errori, le storture, i malanni di questo modello di sviluppo. Se sapremo affrontare queste due questioni, cioè il debito pubblico e le questioni ambientali, potremmo evitare l'inevitabile, cioè la guerra. La prima cosa giusta da fare è pensare giusto, e pensare giusto vuol dire pensare che non ci sia un'unica cosa giusta, naturalmente, perché le cose giuste dipendono dai luoghi giusti, dai tempi giusti. Ci può essere una cosa giusta in un contesto che diventa sbagliata o ingiusta in un altro contesto. Certo, a livello soprattutto di scenario economico o etico-economico, è chiaro che tutto ciò che va nella direzione dell'inclusione e della solidarietà lo possiamo considerare giusto, ma quali sono i limiti di questa inclusione? Quali sono i limiti quindi di questa giustizia? E poi soprattutto esiste una cosa giusta che va bene per gli Stati Uniti d'America, una cosa giusta che invece diventa ingiusta in un altro contesto, che è giusta per l'Italia, non è giusta per il Gabon? Ecco, tutte queste cose noi dovremo studiarle, quindi forse la prima cosa giusta da fare è approfondire i termini del giusto e dello sbagliato, o del giusto e dell'ingiusto, e non pensare di avere la ricetta giusta per costruire la società della giustizia. Le ricette troppo radicali, troppo utopiche, troppo sistemiche di solito vanno a finire male. Meglio avere piccole risposte giuste per piccoli problemi. Ci lasciamo con il solito consiglio per una buona lettura. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Formart. Arrivederci. Vorrei suggerire la lettura della piccola guida al consumo critico, Acquisti responsabili e nuovi stili di vita 2.0, scritta dal giornalista Massimo Acanfora, che lavora per la rivista Altra Economia. Io l'ho scelto per i suoi numerosi pregi, un piccolo libro ma molto ricco. Fornisce in modo molto chiaro delle risposte pratiche a tutti quelli che pensano, che si chiedono come cambiare stile di vita e di consumi, come renderli più etici e sostenibili. È una guida che è adatta sia a chi si avvicina al mondo del consumo critico per la prima volta, che a tutti quelli che già ne sono pratici e vogliono ampliare il proprio impegno. Inoltre, un altro vantaggio è che non presenta esclusivamente il discorso alimentare.
spiazza proprio dai prodotti per la casa, alla finanza etica, al turismo, all'energia. Poi presenta un'ottima bibliografia e sitografia e infine per ogni capitolo che viene presentato offre in qualche immagine, qualche disegno, un'infografica molto completa che permette di sintetizzare in un colpo d'occhio i gesti giusti dei consumatori responsabili. Quindi in questo senso la ritengo uno strumento molto prezioso per passare proprio dal dire al fare ed è un ottimo complemento alla fiera, alla visita, alla fiera Fa la cosa giusta.